cari amici, e adesso andremo a fare un altro unboxing, o come diavolo si dica, o come diavolo si dice, diciamo, apertura, scatola, contenente giocattoli da me acquistati in rete. La scatola è quella della marca Pasta Garofalo, ma non c'entra niente, non ho ordinato della pasta, ma giocattoli, come ben dicevo prima. Andiamo con l'apertura, un attimo, scusate, telecamera posizionata nella meglio maniera. Ci siamo? Mi sembra sì, procediamo con l'apertura. Ecco, questo è fare una spedizione, vedete? Chiuso dentro una scatola, ben chiusa. Vediamo cosa c'è di bello in questa scatola. Unboxing. Facciamo piano con la forbice, non si sa mai che mettiamo qualcosa. Ho aperto un po' la finestra e inizio a sentire un po' di caldo. Questo clima è proprio strano. A volte piove, a volte fa freddo, altre volte c'è il sole. Ma quello che ci tocca, purtroppo. Come direbbe qualcuno, siete voluti andare sulla luna? Vediamo la carta davanti, una cosa. C'era un pezzo qua e l'ho fatto cadere. Speriamo che non era niente di importante. Cioè, no, niente di importante no. Speriamo che non era qualcosa di delicato. Vediamo di cosa si tratta. Speriamo che non si sia rotto. Piano piano. Facciamo gli scongiuri. Ci siamo quasi. Ah, eccolo. La mitica macchina dei Gattiger, questa è quella mini, ti piace? Gattiger. Allora, abbiamo i Masters. Abbiamo i Masters. Questo Ortac. Questo dei pezzi sfusi, altri semirotti, dei masters che ho intenzione di fare dei custom. Seguite il mio canale che poi quando li finirò metterò il video di questi custom, logicamente. Altro masters. Lo conoscete, sì? Guardate, questo già è un custom. Già è stato customizzato. Come si dice? Customizzato. Il mitico Skeletor. Altri Masters. Masters a volontà.
Masters, ancora Masters. Heyman, Principe Adam, questo invece lo tengo perché non l'avevo questo e quindi nessun cast. Questo. Abbiamo questo hotel di Masauro. Anni 80. Masters. Guardiamo questo che io non avevo questo splendido Masters. Masters, ma altro tipo. Questo lo conoscete? Vediamo ancora cosa abbiamo qui. Questo mi mancava, sapete che cos'è? No, logicamente. Dalla forma cosa può sembrare? Una forma quadrata. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Andiamo ad aprire. Pronti? Allora, il mitico 45 giri di Mazinga che mi mancava. Io colleziono anche i 45 giri delle sigle dei cartoni animati. Mazinga Z, eccolo. Stupendo, vero? Stop. Va bene, abbiamo terminato questo unboxing. Procediamo con l'altro. A dopo. Ciao ciao.